Pagare la quota d'ingresso? Sì, 10 dollari. Però non c'ho più soldi, manco per mangiare. Oh, l'allenamento, che figata! Fai vedere? Cioè, col martello a due mani che picchi su la ruota di un pullman. Basta. Poi la corda. Ovviamente un po' di agilità. No, bellissimo, ragazzi. Veramente troppo bellino. Però mi sta scendendo la fame. Ok, alziamo un po' le caratteristiche. Potrei fare anche un po' di corsa. Con le signorine. È a fame il personaggio. Via, mangiamo qualcosa. Allora, 14 dollari una bevanda energetica. A scemi. Barretta di proteine e mi serve tanta fame. 15 dollari una barretta di proteine. Maremma bucaiola. Ciao De. Cosa dovrei alzare? La forza? La forza dovrei alzare un po'. Questo io penso sarà per la forza, no? Un po' di pesi. Vediamo un po'. Eh sì, la forza. Basta, basta. E ora vediamo il combattimento. Lega principianti. Iscriviti. Prossimo combattimento tra 2 giorni. Ok, ragazzi, andiamo a casa. Ma tra l'altro, un po' posso andare a lavorare, qualcosa del genere, no, eh? Lavoro. Ci vado a piedi, non c'ho manco soldi per prendere il pullman. Ogni turno di lavoro concluso ti frutterà 50 dollari. Inizia, lo so, c'ha una fame della Madonna. Non puoi continuare ad allenarti e a lavorare perché sei troppo stanco oppure hai troppa fame. Dovevo andare da Mick che mi dava da mangiare, aveva detto. Vediamo un attimino. Stanchezza. Vabbè. Mick, mi dai da mangiare per favore, che muoio. Tieni, ecco il tuo pasto. Ah, meno male, dai, almeno lui ci dà da mangiare. Se no, ragazzi, per davvero. Ma una volta sola si può fare anche due. Ok. Allora, torniamo a lavorare. Che non ho finito ancora il turno. No, a piedi, ragazzi. Non c'ho una lira. Inizia. Mi sono preso la pausa pranzo. Fine del giorno. Persi, guadagnati i prossimi combattimenti in Lega Principiante. Domani. Dai. Ok. Wow. Boh, quanto sto lavorando? Troppo affaticato. Però vabbè, 52 dollari me li sono fatti. Torno a casa. Sono affaticato. Prendiamo il pullman, dai, per 6 dollari. Andiamo a riposarci un pochino, ragazzi. Perché il personaggio è sfatto, veramente. Però sta recuperando energia. Ora mi dirà se è troppo affamato. Infatti. Mangio. Mangiamo un pochino. Mangiamone due, vai. Poi non è che mi sento troppo appesantito. Andiamo, riposiamoci. Finiamo il turno di lavoro perché poi ho il primo combattimento, se non erro. Prossimo combattimento oggi. Alzati, basta dormire. Allora, andiamo a fare il combattimento. Combatti. Ce la potrei fare. Allora, abilità. Niente, sono quelle lì. Minchia, oh, Tongpo. Tongpo. Le fin di Van Damme. Dai, ragazzi, il mio primo combattimento. Dai, su 10 round. Dai, proprio bisca clandestina al massimo livello. Siamo allo stesso livello. Assolutamente allo stesso livello io e lui. Poi sono bellini i combattimenti perché noi non bisogna fare nulla. Gli mettiamo le skill che lui deve usare e lui fa da solo il combattimento. Noi ce lo godiamo. Dai, spaccalo. Almeno il primo combattimento lo voglio vincere. Vai. Combatti. Gli possiamo cambiare le skill anche fra un round e l'altro. Però noi andiamo, non ce l'abbiamo. Spaccalo. Aia. Ai. Dai. Dai, siamo alla pari. Siamo alla pari, che vinca il migliore. No, vabbè. Dai, cazzo, contrattacca. 44 a 44.
È durissimo sto scontro. Però è bello, almeno è combattuta, è una bella sfida. Poi il mio primo duello, insomma, dai. Però non posso sempre perdere, che palle. Questo cos'è? Tattica equilibrata, predefinita senza punti di forza e punti deboli evidenti. Ok. Penso che potrò mettere tutto difensivo, tutto in attacco, poi dopo. Mi devo allenare un po' di più, ragazzi. C'ho poca forza, faccio poco danno. Dai! Dai! Siamo in leggerissimo vantaggio, dai, dai! Parati! Parati, schiva! Bravo! Incassa! Jab! Montante! Dai, 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 dai! Dai che lo sfondi! Non ti adagiare sotto gli allori perché ci spacca, questo. Quarto round, ragazzi. Dai. Io credo in te, dai. Dai, dai. Pio, pio. Pio, pio, pio. Bravo. Almeno ad incassare e a schivare sono forte. Non tanto nel pugno come Indiana Jones. Dai. Critico. L'ho buttata al tappeto e gli ho levato tutta l'energia. Picca, picca. Combatti. Dai. Quinto round. Scusate ragazzi, un po' il raschino non mi abbandona mai. Steso. Ricompense 60 di umore, 3 che non so cosa siano, forse punti esperienza da spendere, meno 40 di vita. Hai abbastanza punti abilità per sbloccare una nuova abilità. Ok. Andiamo a vedere. O il calcio o la schivata. Tutte perché tanto costano uno. Calcio. Schivata. Voglio provare a combattere di calci e schivate. Ah, basta. Tanti cosa fa? Ora può consultare svariati dettagli aggiuntivi sulle abilità di combattimento. Boh, ragazzi, guardate quante ce n'è. Corridore, equilibrista, rovescio. La via della tartaruga, la via della tigre, spettacolare. La via dell'orso. No, vabbè, troppo bellino sto gioco. Ok. Mi potrei iscrivere per un prossimo combattimento, però prima, no, non ancora, scusate. Prima devo andare a finire il turno di lavoro, se non erro. Qua giù, pago. Inizia. Ok, ho riscosso, fermo, basta, basta, fermo. Oh, basta, t'ho detto. Ora devo alzare un po' di forza. Quindi vado in palestra, se pigliamo il pullman. Faccio un po' di pesi, poi vado a comprare da mangiare e vado a casa. Allora, a parte posso andare a mangiare da Mick, se non mi ricordo male. Ah, la quota di ingresso ogni volta la devo pagare. Sì, la devo pagare ogni volta che voglio entrare in palestra. Porco mondo schifoso. Allora, alziamoci un po'. Dai la resistenza. Ok, mangiamoci qualcosina perché se no non ce la faccio allenarmi. Questo dà 10 di fame, quindi mangiamoci la barretta di proteine. Allora, ormai maxiamo la resistenza. Dai, ce la posso fare. Manca poco. Ah no, ma questo non alza resistenza, scemo. Questo, la alza sì, ma di poco. Quindi, i pesi. Assolutamente i pesi. Però c'è una fame del diavolo. La roba dalla macchinetta costa di più che prenderla al supermercato, al discount. Vai, ok. Forza 2. E l'agilità è un po' bassa, quindi dovrei alzarla. Però direi che per oggi basta. Vado all'ufficio di Mick. Prendiamo il bus. Parliamo con Mick. Dammi da mangiare. Cosa vuoi invitarmi a cena? Sapevo che avevi abbastanza soldi. No, voglio mangiare. Non ti dà più da mangiare perché ormai c'ho un lavoro e Mick dice vai a lavorare, stronzo. Quindi vado al supermercato. A piedi, non posso sprecare sempre. No, no, ho sbagliato. Cazzo, ho sbagliato zona. Questo è il supermercato. Andiamo al supermercato. Incontra Apu. Ciao, Apu. Com'è, tutto a posto? Parla della consegna per Mick. Ciao, Mick, mi ha detto che stai ancora aspettando la sua fornitura di carne. Ci sono anche lavoretti secondari. Ok, me lo occuperò io. Ok. Allora, parlando con lui, con 20 prendo una bistecca che ti dà 40 mu. 20, 20, 40. Prendiamone due, vai. Due bistecche. Quindi direi. Oh, che si guarda i muscoli. Quindi direi che è il momento di tornare a casa nostra. Prendiamo
marciapiedi. Una bella corsetta come Rocky. Pa 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 pa. Che è? Pronto? Ha iniziato a combattere. Ottimo. Ma chi è questo lì che mi chiama? Ah, forse è il poliziotto. Sul tavolo ti ho lasciato un vecchio manuale su come si combatte. Si combatte. Potrebbe tornarti utile. Grazie mille. Grazie, Frank. Sì, penso sia il poliziotto. Il suo pacciurigno. Vediamo un po'. Come allenarsi al meglio? Non provare a raggiungere un livello molto alto in tutti e tre i parametri. Scegli la modalità preferita. Vabbè, ovviamente è una strada sola. Forza, agilità, resistenza. Vabbè, avevamo capito. Allenare la forza. Una grande forza permette di infliggere più danni, ma consumerai più energia ad ogni colpo. Non scordate di aumentare anche la resistenza. Infatti, assolutamente. Però a me, più che la forza, vi dico la verità, mi piacerebbe l'agilità. Più alla Bruce Lee, più che pugile. Vabbè, sì, più o meno l'ho capito. Allora, mangiamo, che ci dà un bel 40. E non dico cifulla, ma insomma, riposiamoci un pochino. Oh, aspetta però, potrei anche riposarmi alla televisione. C'ho un gattino. Ah no, 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 ti alza l'umore, scusate, l'umore. Mi devo mettere a letto, giustamente, per riposarmi. Lega principianti, iscriviti. Per ora no, almeno facciamolo riposare. Ok. E direi che una bella colazione a base di bistecca ci sta. Anche se il mio frigo è completamente vuoto. E a questo punto, ragazzi, dobbiamo anche andare un pochino. Tra l'altro la forza è scesa. Perché? Perché è scesa? Fai vedere. È scesa un pochino. Pompa, pompa, ora è risalita. A questo punto direi che bisogna andare a lavorare perché non c'è più soldi. Ragazzi, è uno spettacolo assurdo sto gioco.